Mister, che partita è stata? L'Agragas porta a casa la vittoria, ma servirà una grande prestazione domenica prossima in terra pugliese. Sì, sarebbe servita lo stesso una grande prestazione a prescindere dal risultato di oggi, perché affrontavamo una squadra fatta di grandi individualità, un contesto importante. L'esperienza oggi si è vista dentro al campo, perché abbiamo fatto due errorini e abbiamo preso due gol. Sapevamo che potevamo soffrire sulle palle inattive la loro fisicità. Abbiamo cercato di imprimere il ritmo alla gara e ci siamo riusciti. Forse ci siamo fatti ingolosire dal fatto che potevamo, o c'era la sensazione di fare il quarto gol. Poi quando becchi squadre così esperte e concedi una palla sanguinosa come l'abbiamo concessa noi, è chiaro che ti puniscono. C'è un po' di rammarico, è un pezzo di presunzione nelle sue dichiarazioni? No, presunzione credo di no. Credo che tutti avremmo firmato per una vittoria oggi contro il Martina. L'abbiamo fatto, abbiamo vinto. Sappiamo che ora ci aspetta una gara di ritorno che deve essere meno piena di errori come quella di oggi, anche se sono state poche. Devo fare complimenti alla mia squadra, perché ha affrontato, forse nessuno lo sa, ma oggi la mia squadra era piena di 2000, 99, 2003, abbiamo giocato con tre ante dentro il campo, la loro esperienza, ripeto, si è fatta sentire, però siamo una squadra garibaldina, dobbiamo essere bravi a gestire questa settimana, ora ci riposeremo un poco, ci aspetto un lungo viaggio alla volta di Martina. Il tecnico pugliese dà le stesse probabilità di passaggio del turno, 50 e 50. Sì, ha ragione, credo che abbia ragione. Loro basterà vincere, a noi basterà pareggiare, quindi diciamo che la partita sarà equilibrata come quello di oggi. Oggi è stata anche una bella partita, anche perché ci sono state delle belle giocate da parte dell'una e dell'altra squadra. Forse ti ripeto, l'esperienza, ripeto, voglio insistere sul fatto che l'esperienza ha giocato oggi una parte importante della gara.